Le ultime parole degli imputati per reati di opinione prima delle condanne comminate dai tribunali russi sono state al centro di un convegno rivolto agli studenti dell'Isi Marconi, con protagonista la ricercatrice Giulia De Florio, che ha parlato di libertà d'espressione e altri diritti fondamentali minati dal regime di Putin. Più alziamo noi la voce, più lo possiamo fare anche per chi non può farlo in questo momento e caricarci di tutti quei valori che cercano di difendere persone che in questo momento vengono condannate, arrestate e subiscono violenze di ogni tipo proprio per quello che dicono. Come, come si è svolto questo lavoro di traduzione di quelli, delle, degli scritti che sono stati poi censurati? Il libro è stato raccolto, le testimonianze sono state raccolte da me e da uno storico russo che non vive in questo momento nella Federazione Russa. I testi erano tutti in russo, li abbiamo poi eh, elaborati e accompagnati ad alcuni testi orientativi per il lettore italiano, e sono stati tradotti da un gruppo di traduttrici e traduttori dell'Associazione Memorial Italia. Passano i mesi e il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue, provocando morti e miseria mentre il resto del mondo dibatte su quale bandiera sostenere. Bisogna supportare in tutti i modi gli ucraini, ovviamente che sono le prime vittime di questo conflitto, e eh, cercare di tendere una mano anche a tutte quelle voci contrarie di dissenso e opposizione che dalla Russia continuano a sentirsi o all'interno del Paese o al di fuori. In questo senso eh, si sta muovendo in questo momento anche in Parlamento una serie di azioni congiunte per un decreto legge che possa favorire e agevolare la permanenza di russi dissidenti in Italia e questo sarebbe veramente un passo epocale e una svolta anche per mantenere alta l'attenzione sul problema e cercare nei nostri modi di risolverlo per quanto possibile.